Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. In questo nuovo video inizieremo a vedere le domande di diritto civile per i concorsi pubblici, in particolar modo per il concorso ACI. A carico di quale soggetto sono poste in generale le spese del pagamento di un'obbligazione? Codice civile, articolo 1196. La risposta è a carico del debitore. A chi spetta la facoltà di ratificare il contratto concluso da chi ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri? Codice civile, articolo 1399. La risposta: dare all'interessato la facoltà si trasmette ai suoi eredi. A chi spetta, in mancanza di una diversa patuizione, la facoltà di scegliere tra le prestazioni dedotte in obbligazioni quando da un contratto deriva a carico di una delle parti un'obbligazione alternativa? La risposta è al debitore. A favore di chi è previsto il diritto di ritenzione nel possesso? La risposta è da dare del solo possessore di buona fede. A norma del Codice Civile, articolo 2199, l'imprenditore commerciale tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese deve indicare negli atti che si riferiscono all'impresa di registro presso il quale è iscritto? La risposta è da dare sì. A norma del Codice Civile esiste un limite minimo di durata dell'enfiteusi temporanea? La risposta è da dare è sì. A norma del Codice Civile un consorzio può trasformarsi in una società per azioni? La risposta da dare è sì, secondo quanto dispone l'articolo 2500 octies del Codice Civile. A norma del dettato di cui all'articolo 257 bis Codice di procedura civile, la testimonianza scritta è ammessa? La risposta è sì, solo su accordo di parte. A norma del disposto di cui all'articolo 2204 Codice Civile, fate salvi le limitazioni contenute nella procedura, l'estintore può, la risposta è compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salvo l'alienazione o l'ipoteca dei beni immobili del proponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. A norma del disposto di cui è l'articolo 2272 del Codice Civile, una società semplice si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se la risposta è da dare nel termine di 6 mesi, questa non è ricostituita. A norma del disposto di cui all'articolo 2329 Codice Civile, per procedere alla costituzione della società per azioni è necessario, tra l'altro, che sia sottoscritto per intero il capitale sociale e che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343, 2343 bis Codice Civile. Cosa dispone l'articolo 2342 Codice Civile? La risposta è: se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. A norma del disposto di cui all'articolo 2332 Codice Civile, avvenuta l'iscrizione del registro delle imprese, la nullità della società per azioni, la risposta è: può essere pronunciata in caso di mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico. A norma del disposto di cui all'articolo 2406 del Codice Civile, il collegio sindacale può convocare l'assemblea in caso di omissione o di un giustificato ritardo da parte degli amministratori. Se tale convocazione è obbligatoria, la risposta è sì, per espressa previsione del citato articolo. A norma del disposto di cui è l'articolo 2409 duodecies del Codice Civile,
Afferente il consiglio di sorveglianza, è corretto affermare che la risposta da dare è la nomina dei componenti del consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. A norma di cui all'articolo 2429 Codice Civile, il bilancio con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate è un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate. Deve restare depositato in copia nella sede della società insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La risposta da dare durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. A norma della disciplina civilistica, se il termine per l'adempimento dell'obbligazione è convenuto a favore del creditore, la risposta è il debitore non può adempierla prima, ma il creditore può esigere prima la prestazione. A norma della disciplina civilistica, se il termine per l'adempimento dell'obbligazione è stabilito esclusivamente a favore del creditore, questi può esigere la prestazione anche prima della scadenza. La risposta da dare è sì, il creditore può esigere prima la prestazione. A norma della disciplina civilistica, se nelle obbligazioni è indicato un termine, questo si presume a favore del debitore. In questo caso, la risposta da dare è il creditore non può pretendere prima la prestazione, ma il debitore può adempiere prima della scadenza. A norma dell'articolo 1176, comma 2 del Codice Civile, la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale deve valutarsi, la risposta da dare, con riguardo alla natura dell'attività esercitata. A norma dell'articolo 1197 del Codice Civile, in quale dei seguenti casi debitore che esegue una prestazione diversa da quella dovuta è liberato, la risposta da dare è se vi è consenso del creditore. A norma dell'articolo 1219 del Codice Civile, in quale dei seguenti casi è necessaria la costituzione in mora del debitore, la risposta da dare è quando il debitore è una pubblica amministrazione. A norma dell'articolo 2651 del Codice Civile, si deve trascrivere la sentenza da cui risulta estinto per prescrizione il diritto d'uso sopra i beni immobili. La risposta è sì. A norma dell'articolo 2852 del Codice Civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di un credito prende grado dalla risposta da dare dal momento della sua iscrizione. A norma di quando dispone l'articolo 1000 286 Codice Civile, nelle obbligazioni alternative, a chi spetta la scelta tra le prestazioni dedotte in obbligazione, la risposta è al debitore se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. A norma di quanto disposto nell'articolo 1341 Codice Civile, clausole standard che stabiliscono la proroga o la rinnovazione del contratto anche in assenza di una dichiarazione di volontà, la risposta è non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto. A norma di quanto disposto nell'articolo 1341 Codice Civile, clausole standard con le quali il disponente modifica a proprio vantaggio la disciplina legale della risoluzione del contratto, la risposta da dare è non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto. A quali contratti, secondo
quando previsto dal codice civile, non si applica l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, la risposta è dare i contratti aleatori. Affinché un fatto possa qualificarsi come illecito civile e dare luogo al risarcimento del danno, devono necessariamente sussistere i seguenti elementi. La risposta è da dare l'elemento oggettivo, l'elemento soggettivo, il nesso di causalità e l'antigiuridicità del danno. Ai fini del riconoscimento dell'indicazione del patrimonio di un'associazione deve essere necessariamente contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto dell'associazione stessa, articolo 16 codice civile. La risposta è sì, poiché deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo. Ai sensi degli articoli 414 e 424 codice civile, è posto sotto la protezione del tutore la risposta da dare minore emancipato che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi quando ciò è necessario per assicurare la sua adeguata protezione. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 Codice Civile, quale delle seguenti indicazioni deve essere necessariamente contenuta nello statuto di un'associazione che intende chiedere il riconoscimento? La risposta è da dare condizioni di ammissione degli associati. Oggi termina qua. Per vedere altri miei video, iscriviti al canale e attiva la campanella.